Allora, andiamo oltre i sofisti e parliamo di uno dei più famosi filosofi, forse il più famoso filosofo della storia, della filosofia, cioè Socrate. La domanda di Socrate in questo caso è proprio esplicita. Che cos'è puntini? Al posto dei puntini ci va una virtù. Un valore. Per esempio, l'amicizia, per esempio la lealtà, per esempio l'onestà. Ma è importante innanzitutto chiarire che Socrate questa domanda non la rivolgeva solo a se stesso, ma anche a quasi tutti coloro che incontrava. E quindi è importante chiarire subito che Socrate filosofava all'aperto, en plein air, filosofava per strada. Si aggirava per le strade di Atene, era un po' un flaneur, si dice, un perdigiorno. Beh, ormai era in pensione, aveva, vedrete poi dalla vita, no? Aveva fatto il suo dovere, aveva combattuto e anche con grande coraggio, e quindi adesso ormai si dilettava di filosofia in questo modo. Girava per le strade di Atene e se incontrava qualcuno che conosceva gli piazzava subito una bella domanda tipo appunto che cos'è l'amicizia? Dunque, in questo senso la sua filosofia all'aperto era anche una filosofia dialogica. Era concepita come una ricerca collettiva attraverso un dialogo a due, ma anche a tre, anche a quattro, perché poi magari fermando uno passava un altro che conosceva entrambi o uno dei due, e quindi alla fine si formavano dei capannelli, dei crocchi filosofici. Per esempio, oh, Edoardo, amico mio, cosa fai da queste parti? Come mai qua? Come mai sei capitato qua a fagiolo? Nel posto giusto, al momento giusto? Per, appunto, perché io ti possa chiedere che cos'è l'amicizia e tu mi possa aiutare a capire che cos'è l'amicizia, perché io ci penso. Da un sacco di tempo, ma da solo non ce la faccio, non ce la posso fare. Mi devi aiutare, dammi una mano, ti prego. Che cos'è l'amicizia? È un legame. È un legame. Edoardo, io mi sono schiantato, io mi vergogno di me stesso perché io ci ho pensato, ma sono anni che ci penso
e non sono mai riuscito ad arrivare a una risposta così chiara, così semplice, così intelligente. Oh, meno male che ci sei tu. Meno male che ardi ogni giorno di più del sacro fuoco della conoscenza. Anche uno schiavo, anche il rapporto tra un padrone e uno schiavo è un legame. Possibile che il rapporto tra due amici sia come il rapporto tra il padrone e uno schiavo? No. Allora dobbiamo cercare di capire un po' di più. Vero Alberto? Tu cosa diresti? Ah! C'è il nostro amico Edoardo, guarda, c'è qua il nostro amico Alberto che è venuto. Dove stai andando, Alberto? Al mercato. Al mercato? Certo, e che stupido, per forza, no? Al mercato nell'agorà. Certo. E cosa vai a comprare oggi? Fa la spesa. Ho capito questo, vabbè, sono stupido, ma però. Vai a fare la spesa, ma in particolare oggi cosa. Quali generi alimentari? Non lo so, decido lavorare sulla. Saggia decisione! No, invece Alberto è saggio, perché effettivamente in base alle migliori offerte, in base alla qualità di ciò che viene offerto, uno può scegliere una cipolla anziché una patata. Giusto, non bisogna andare prevenuti. Ma allora, proprio perché tu sei così saggio, così avveduto, così prudente, ci aiuti a risolvere questo problema? Non ci stiamo interrogando su che cos'è l'amicizia. E Edoardo, il nostro amico Edoardo, ha suggerito che fosse un legame. Però poi, sicuramente questa era già una luce nel buio della mia ignoranza, ma poi ci è venuto il dubbio che allora l'amicizia, in quanto semplicemente legame, possa essere un rapporto simile, se non uguale, a quello tra un padrone e uno schiavo. E questo ci disturbava un po', perché allora se noi tre siamo amici, come siamo amici, chi è il padrone, chi è lo schiavo? Meraviglioso. Sì. Non ci avevo mai pensato. Seconda, è chiaro, a seconda delle persone. Quindi più forte, oppure naturalmente più debole. Ah, guarda, piove. Piove, questo è sicuramente un segnale divino di assenso a quello che tu hai detto. Ma sai che hai messo proprio il dito nella piaga? Sì, perché? Perché però adesso sai, io sono duro di comprendonio e quindi non mi convinco così facilmente, quindi mi vengono continuamente, sono assillato da dubbi a questo riguardo, e in questo caso appunto, il dubbio è, ma come? Allora, come faccio io a parlare di amicizia se questo rapporto, questo legame, come ha detto genialmente Edoardo all'inizio, questo legame con lui è in un modo, con lei in un altro modo, con lui in un altro modo ancora. Allora non, come si fa a dire è amicizia, 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 se in ogni caso invece è sempre diverso? Allora dovrei semmai dire è Pinco Pallino, è la Fata Morgana, è Pino Marittimo, dovrei dare un nome proprio
a ogni rapporto. Non pot... no, che senso avrebbe chiamarlo amicizia? Conviene. Però è interessante quello che tu hai detto, perché appunto ci fa capire che quando ci chiediamo che cos'è l'amicizia, noi ci chiediamo appunto non che cos'è il mio rapporto di amicizia con Federico o con Albana, ma che cos'è il rapporto di amicizia in generale, o il rapporto di Serena con Federico, ma che cos'è in generale, cosa c'è in comune tra tutti questi rapporti, che certo, tu hai ragione, hai fatto molto bene a evidenziarlo, che di per sé sono individuali, quindi sono specifici, sono particolari. No. Però li chiamiamo amicizia. Quindi quando ci chiediamo che cos'è l'amicizia, ci chiediamo appunto cosa c'è di comune in tutti i rapporti di amicizia. Ah, Valentina, Valentina, ciao. Dove stai andando? Sei capitata proprio come il cacio sui maccheroni. Oppure a fagiolo, visto che lui va a comprare le verdure, forse. Ma no, magari anche il cacio e anche i maccheroni. Allora, noi stavamo discutendo... il legame, l'amicizia, la singola, secondo te ci puoi aiutare, perché siamo un po' in difficoltà. Che legame è? In che cosa differisce il legame dell'amicizia dal legame tra il padrone e lo schiavo? In che cosa può essere comune a tutti, anche se poi ogni amicizia è diversa da tutte le altre. È un legame di affetto, di fedeltà. È un legame di affetto e non di fedeltà. Alberto, Edoardo, avete sentito? Esultiamo perché... ma non dico, non ci avevo mai pensato, ma anche se vivessi, non vivrò 1000 anni, non ci sarei mai arrivato. Valentina, io vorrei... come fai a essere così? Ma anche l'amore però è un legame d'affetto. Anche il rapporto tra una madre e un figlio è un legame d'affetto. Allora... l'amore è amicizia, allora l'amore di una mamma per il proprio figlio, la propria figlia, è amicizia? Cosa ne dici, Valentina? Un legame più forte, quindi amore. Qual è un legame più forte? L'amore per il figlio, la mamma. Adesso non vorrei, ma un legame più forte di quello tra un padrone e uno schiavo? Cioè addirittura lo schiavo non può mai mollare il padrone. Tutto sommato un innamorato, perfino un marito, una moglie può mollare la moglie o il marito. È più difficile che un marito molli il marito, però non si sa mai, magari anche quello... E addirittura anche un bambino una volta grande molla, invece uno schiavo non può mollare il suo padrone. Quindi mi stai dicendo che il rapporto d'amore maggiore è quello tra uno schiavo e il suo padrone, che è l'amore più forte. Questo, Edoardo, tu la pensi così? No, Alberto, Federico!
Federico! Dunque, ma che meraviglia! Sei l'uomo giusto al momento giusto. Sei anche tu. Un'altra spolverata di cacio sui maccheroni che ha appena comprato Alberto. Crudi, ancora. Sa poi perché si dice a fagiolo? Non so se l'avete mai sentita questa a fagiolo. Si vede che una volta i fagioli erano proprio una parte fondamentale. Sì, beh. Allora. Forse che l'amore è spontaneo mentre l'amicizia va ricercata. Va bene, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? No, eravamo rimasti al fatto che Valentina, nostra amica Valentina, aveva sostenuto che c'era l'affetto, che l'elemento distintivo del legame che chiamiamo, no? Dell'amicizia in quanto legame è l'affetto, salvo che poi a questo punto ci si è posto il problema, ci è venuto il dubbio, ma allora l'affetto è come l'amore? Eh no, infatti, quindi tu dici? Io sostengo che l'amore sia spontaneo mentre che l'affetto si vada ricercato. Ci avete mai pensato? Eh? Alberto, Edoardo, Valentina, non ci eravamo arrivati! Grande! No? Qui bisogna stendere un tappeto rosso al nostro amico Federico, perché io nemmeno nell'aldilà, ammesso che ci sia un aldilà, sarei riuscito a pensare una cosa di questo genere. Invece lui qui bello bello passa per la strada. Tu dove stai andando, Federico? È a comprare un nuovo paio di scarpe. Sai, io non ho questo problema, vado sempre scalzo. E tu invece? Beh, te lo meriti, perché. Allora, cerchiamo di pensarci bene. Aiutatemi, ci siete? Aiutatemi. Cosa ne dite? Può essere che la differenza tra l'amore e l'amicizia sia che l'amore è spontaneo e invece l'amicizia è intenzionale? Serena! Serena! Che serenità che ci porti! Appena noi ti incontriamo, il cuore ci si apre. Ci sentiamo lieti. Perché tu non sei serena solo di nome, sei serena anche di fatto. Aiutaci a risolvere questo problema. Noi qui ormai sono diversi minuti che ci stiamo interrogando su che cos'è l'amicizia. Adesso però si è posta la questione se la differenza tra l'amore e l'amicizia corrisponda a quella tra un legame spontaneo, e anche qui un legame spontaneo è già qualcosa che mi sembra un po', e invece un legame intenzionale. In fondo mi viene anche in mente adesso il legame tra un padrone e uno schiavo è intenzionale, quindi di nuovo sembrerebbe che Dio, che il legame tra padrone sia un legame di amicizia. No. Possibile. L'amicizia o l'amore sono dei legami positivi per entrambi le parti, mentre il padrone con lo schiavo è il padrone che ha il vantaggio e lo schiavo no. Thank you.
Capiti qui? L'uomo giusto al momento giusto. Passavi qua. Passavi così. Stavo andando a casa. Stavi andando a casa. Di già alle 9:30 del mattino. Hai dimenticato l'ombrello. Ma questa è una pioggia sacra. L'abbiamo detto prima, è la pioggia che ci conferma che siamo sulla giusta strada. No, questa non è la giusta strada. Quella che oltretutto la stai percorrendo anche tu, quindi non può che essere giusta. Dai, aiutaci anche tu a risolvere questo spinoso problema che ci affanna ormai da quasi mezz'ora. Siamo nell'amicizia, producono effetti diversi. Beh, Serena, ci ha detto che in un caso c'è un vantaggio reciproco, e nell'altro caso, no, adesso stava parlando della... Aspetta, del rapporto, no, non confondiamo le acque qui, del rapporto tra, però tu puoi intervenire su questo, tra il legame d'amicizia o d'amore e invece il legame tra il padrone e lo schiavo. Lei ha detto, la fondamentale differenza è che il legame tra il padrone e lo schiavo non si basa su un vantaggio reciproco, invece sia l'amore sia l'amicizia si basano su un vantaggio reciproco, tanto che mi ha tolto la parola, cioè la sua intuizione mi ha colpito talmente che mi ha lasciato senza parole. Non c'erano parole sufficienti, nemmeno quelle di Gorgia sarebbero sufficienti a elogiare Serena. No. Tu invece stavi tornando sul problema, la differenza tra... Sei d'accordo su questa? Sì. Ma allora adesso a partire da questa, in cosa differisce l'amore? Visto che sia l'amore sia l'amicizia hanno un vantaggio reciproco, Elena Serena ci ha illuminato, in cosa differiscono questi vantaggi? Allora probabilmente la differenza... O no? No, chi è che aveva detto? Lui aveva detto che la differenza tra spontaneità e intenzionalità. Tu che ne dici? Dai, Mattia, non fare così, aiutaci, lo so che tu... No, lo so, lui è tremendo, perché lui ha sempre le idee più geniali di tutti, solo ne è consapevole e quindi non fa apposta, non le dice, per tenerci lì, per farci pendere dalle sue labbra. Occhio, perché poi ti viene un labbrone. Lo so, avete sentito la campana, bisogna... Sono le nostre mogli che ci vogliono a casa, che se no ci picchiano col mattarello oppure col battipanni. Oh, ci rivediamo domani per continuare questa discussione, perché è veramente molto bella.